Amici di Tele Jugovic, buonasera, siamo qui lungo mare di Ostia, dove abbiamo incontrato un personaggio molto importante del calcio sia maschile che femminile, diciamo più femminile che maschile. Ci ha concesso questa esclusiva a pagamento, abbiamo dato 3 milioni di euro in vecchie lire, del vecchio conio. Ecco qui il super presidente del UEFA Champions League, il Michel Platini. Platini con l'accento? Sì, allora, io mi accomodo perché sono un po' stanco. Sì, una bella panchina, porca troia. Allora, presidente dell'UEFA Champions League 2007-2008 e forse anche 2009. Sì. Ci parli un po' della formula di Champions League di quest'anno, che purtroppo non prevede il grande Milan Champions. No, la formula è contro il Milan, contro Galliani, che è un bene che cammina, perché è pelato. E no, non vogliamo milanisti noi. Ma io conosco un milanista di queste zone, Vincenzo. Come, scusi? Vincenzo. Della zona di qua. Cosa avete visto la partita di qualche partita intera? Sorpresa. Abbiamo Vincenzo in telefonata. Mettiamo il mio voce al telefono. Pronto? Pronto? Ciao, sono Vincenzo da Rossano. Ciao presidente carissimo. Grande. Manda un saluto, un biglietto di invito. Gli prometto alla prossima riunione di UEFA di essere presente. Ma è vero che tu sei sotto la curva del Milan di rigore? Ti ricordo, l'abbiamo visto insieme, abbiamo terminato insieme e lui ha pure risultato con noi. Non rompi i coglioni, perché io odio Milan. Ma signor Michel, ma è vero che lei ultimamente a casa sua hanno fatto viste i ladri, hanno rotto la porta e hanno lanciato il culo della sua moglie? Sì, sono andato, ho detto, chi l'ha lanciato il culo? È uscito uno altro, ho detto, non potesse capitare uno così piccolo. Ma è vero che lei è contro l'Italia, cioè perché abbiamo vinto la Coppa del Mondo, vi abbiamo tolto i rigori e in più abbiamo... Cazzo, guarda. Ah, di qua. Abbiamo la Coppa del Mondo e abbiamo cacciato dagli europei, è vero? Abbiamo confermato un pareggio per i rigori. Però la France è uscita dalla Domenica, un grande buvetto, due cazzi in guarda. E cosa mi dice nel mare di Villapiana lì dove? C'era qualche alga che mi ha fatto il costume. Ma lei ha fatto il bagno? Sì, il bagno sì. L'ombrellone me l'ha portato da casa? Sì. Ho capito. Quindi viene un commento sulla Coppa UEFA dell'anno prossimo. La Coppa UEFA vincerà un pezzo il Milan, perché lo elimineremo al primo turno. Vincerà il Napoli. Amore, pizza e fantasia. Pizza e mandolino? E su favore. Andrà Presidente, sono in linea! Chi è? Che è in linea? Tagliate la linea questo qui, denunciatelo! Fatelo arrestare! E che un mio amico Maurizio Musca che in 5 minuti ti fa arrestare. Ma è vero che lei andrà a Napoli a fare un soldaggio? Sì, con De Laurentiis facciamo un film. Sì. Vacanze a UEFA. La porca c'è della moglie, dov'è? Sì. No, vacanze in UEFA. Vacanze in UEFA. Delle stringi. Signor Michel, quindi niente, mi vede cosa c'è sulla vincere il Milan? Sì. Ci fa un pronostico sulla finale di Coppa UEFA di l'anno prossimo. Lazio Atletico Madrid. Chi vince? Il Real. Ok, grazie amici telespettatori di Tele Jugovic. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Domenech, saluta tua moglie. La porcata della moglie di Domenech.